Eccoci ragazzi, è il momento di rispolverare il verbo to have, ossia il verbo avere. Nella forma presente il verbo si compone con have e has. Come potete vedere, con i pronomi I, you, we e they utilizziamo have, invece con he, she e it has. Ripetiamo. Con I, you, we e they utilizziamo have. È solo con la terza persona singolare che le cose cambiano. Infatti con he, she e it utilizziamo has. Esercitiamoci. I have. Io ho. You have. Tu hai. We have. Noi abbiamo. Infatti possiamo dire John and I have, John e io abbiamo, oppure Sara and I have, Sara e io abbiamo. They have, essi hanno. Come terza persona plurale possiamo dire Carlos and Maria have, oppure addirittura John, Sara and David have. Ma torniamo alla terza persona singolare, he has, lui ha. John has, John ha. David has, David ha. Omar has, Omar ha. Ma se invece ci riferiamo a una donna, dovremmo dire she has, lei ha. Sarah has, Sarah ha. Maria has, Maria ha. My mother has. Mia mamma ha. My sister has. Mia sorella ha. Rosie has. Rosie ha. Se invece ci riferiamo ad un animale, ad un oggetto, diremo it has. Infatti potremmo dire the dog has, ossia il cane ha. Ora applichiamo quello che abbiamo visto in piccole semplici frasi. I have two brothers. Io ho due fratelli. I have black and purple hair. Io ho i capelli neri e viola. I have green eyes. Io ho gli occhi verdi. You have two sisters. Tu hai due sorelle. You have one brother. Tu hai un fratello. You have a black beard. Tu hai la barba nera. We have big eyes. Noi abbiamo gli occhi grandi. Kate and I have big eyes. Katie ed io abbiamo gli occhi grandi. We have $100. Noi abbiamo $100. George and I have $100. George ed io abbiamo $100. We have gray hair. Noi abbiamo i capelli grigi. George and I have gray hair. George ed io abbiamo i capelli grigi. They have blonde hair. Essi hanno i capelli biondi. Dave and Sarah have blonde hair. Dave and Sarah hanno i capelli biondi. They have $80. Esse hanno $80. Mary and Sarah have $80. Mary e Sarah hanno $80. He has four sisters. Lui ha quattro sorelle. John has four sisters. John ha quattro sorelle. He has brown hair. Lui ha i capelli marroni. Carlos has brown hair. Carlo ha i capelli marroni. She has wavy black hair. Lei ha i capelli neri ondulati. Akari has wavy black hair. Akari ha i capelli neri ondulati. She has straight brown hair. Lei ha i capelli marroni lisci. Anna has straight brown hair. Anna ha i capelli marroni lisci. She has blue eyes. Lei ha gli occhi blu. Sarah has blue eyes. Sara ha gli occhi blu. Sarah has two brothers. Sarah ha due fratelli. It has blue eyes. Lui, riferito al cane, ha gli occhi blu. The dog has blue eyes. Il cane ha gli occhi blu. Ora vedremo come il verbo to have si presenta alla forma positiva e negativa e come si crea la forma contratta. Per farlo mi farò aiutare dal mio amico Bill, che ha una pronuncia impeccabile. Vai Bill! I have, you have. He has, she has, it has, we have, they have. Come vedete si modifica la terza persona singolare. I have, you have, he has, she has,
It has, we have, they have. Guardiamo ora come il verbo avere si trasforma alla forma negativa. I do not have, you do not have, he does not have, she does not have, it does not have, we do not have, they do not have. Ripetiamo. I do not have, you do not have, he doesn't not have, she doesn't not have, he doesn't not have, we do not have, they do not have. Vediamo ora come creare la forma contratta. I've, you've, he's, she's, it's, we've, they've. Ripetiamo. I've, you've, is, she's, it's, we've, they've. Vediamo ora la forma contratta al negativo. I don't have, you don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, we don't have, they don't have. Forza, ripetiamo. I don't have, you don't have, he doesn't have, she doesn't have, it hasn't have, we don't have, they don't have. A questo punto passiamo alla forma interrogativa. Nel verbo avere, come anche nel verbo essere, dobbiamo invertire il soggetto con il verbo e aggiungere la parolina magica got. Tranquilli, analizziamo più attentamente questa forma interrogativa. Quindi avremo come domanda have I got? E risponderemo yes you have oppure no you haven't. Ricordate che per la terza persona singolare occorre usare has. Ora fermate il video e leggete attentamente. Applichiamo la forma interrogativa nella pratica. Ad esempio, have you got a car? Se possedete un'auto, risponderete yes, I have. In caso contrario, alla domanda have you got a car? Risponderete no, I haven't. Proviamo con un altro esempio. Has he got a girlfriend? Se il ragazzo è fidanzato, risponderà yes, he has. In caso contrario, has he got a girlfriend? Se il ragazzo non è fidanzato, risponderà no, he hasn't. Quindi ragazzi, ricordate bene, la parolina magica got indica il possesso. Questa volta mi aiuterà la piccola Peggy, che in quanto è inglese ne sa più di me. I've got a ball. Io ho una palla. I haven't got a ball. Io non ho una palla. I've got a kite. Io ho un aquilone. I haven't got a kite. Io non ho un aquilone. I've got a plane. Io ho un aereo. Got a plane. Io non ho un aereo. I've got a skateboard. Io ho uno skateboard. I haven't got a skateboard. Io non ho uno skateboard. I've got a boat. Io ho una barca. I haven't got a boat. Io non ho una barca. I've got a bike. Io ho una bicicletta. I haven't got a bike. Io non ho una bicicletta. Come sempre, buono studio e fate i bravi!